Un appuntamento dedicato ai volontari degli enti di terzo settore alle prese in questi mesi di ripartenza, con gli adempimenti legati al passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Un'occasione di scambio e confronto per cogliere al meglio alcuni aspetti legati alla riforma del terzo settore e progettare il prossimo futuro sulla spinta positiva del cambiamento. Sono questi i temi al centro del convegno dal titolo «La riforma del terzo settore, vantaggi ed opportunità per gli enti del terzo settore», organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo. Il codice del terzo settore ovviamente interessa le varie realtà che operano ogni giorno a servizio del territorio, delle comunità, a favore appunto di chi ha veramente bisogno. La presenza massiccia di tanti volontari, tanti dirigenti di enti del terzo settore rappresenta ovviamente e significa che su questa tematica c'è una forte necessità di ascolto, di conoscenza e di comprensione. Noi l'abbiamo fatto invitando due importanti relatori, il professore Rossi, docente universitario di diritto costituzionale alla Sant'Anna di Pisa, e l'avvocato De Gani, componente del Consiglio nazionale del terzo settore. Insieme a loro, che un po' affronteranno e sviscereranno un po' tutti i temi della riforma, stamattina saluti anche dell'assessore regionale, ai quali ovviamente si è aggiunta quella del presidente di CSVNET, della rete dei centri di servizio, dove appunto si è lanciata questa necessità di fare fronte comune e di non far morire, gettare la spugna un po' alle realtà del terzo settore che vengono fuori da una pandemia che li ha interessati e li ha fortemente limitati, che vengono ovviamente fuori da una riforma che sta un po' cambiando l'assetto. Allora, in questo mondo che cambia così velocissimamente, l'obiettivo principale che si dà il centro di servizio è quello di non farsi travolgere, ma quello di accompagnare e supportare i nostri enti, perché il vuoto lasciato da un'associazione che abbandona, che chiude, che getta la spugna, da un ente del terzo settore che indietreggia, non verrà mai ricoperto da nessuno. Allora abbiamo la necessità di non lasciare indietro nessuno e di portare avanti, ecco, insieme quelle che sono le sfide prossime e future per il terzo settore.